Martedì 18 gennaio 2022 si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del liceo scientifico Enriquez Agnoletti a Sesto Fiorentino. Il liceo era già stato inaugurato dagli studenti al ritorno dalle festività natalizie il 10 gennaio scorso. La cerimonia ufficiale si è svolta alla presenza del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del presidente della regione Eugenio Giani, del sindaco metropolitano Dario Nardella e del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Le autorità scolastiche presenti erano la professoressa Silvia Baldaccini, dirigente scolastico del liceo Agnoletti, e la professoressa Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze. Il liceo scientifico Enriquez Agnoletti si trova appunto all'interno del polo scientifico dell'Università di Firenze a Sesto Fiorentino, tra il CNR e i vari dipartimenti scientifici. Questo contatto stretto con il polo scientifico favorirà in grande misura l'accesso dei giovani nell'ambito universitario. Durante la cerimonia abbiamo raccolto le interviste delle autorità presenti. Che dimostra ancora una volta quando il dialogo per il pubblico e il privato funziona, funziona poi anche la comunità nel suo insieme. È un grandissimo risultato che farà da riferimento a tutto il sistema nazionale. Noi oggi come sistema nazionale stiamo facendo dei grossissimi investimenti in scuola, 12 miliardi e mezzo del PNRR. Bene, abbiamo bisogno di esempi concreti. Questo è l'esempio concreto a cui riferiremo tutte le nostre azioni. Tra l'altro un'operazione fatta in grande sinergia con le istituzioni locali e con Assolutamente sì. Questa è la dimostrazione che proprio quando tutte le istituzioni locali, le imprese, ma anche i genitori, le famiglie partecipano insieme, il risultato è questo, come vedete si può toccare. La cosa bella è che a volte si fanno tanti ragionamenti su come dovrebbe essere una scuola. Eccola qua. Tanti spazi comuni e tanta capacità di condividere anche un progetto di scuola nuova, in cui il vivere assieme diventa l'elemento fondamentale dell'istruzione. Benvenuto. Un messaggio per le possibili rapture, cambiamenti, recentista, se ce lo può dire. Ma glielo dico subito, abbiamo riaperto. È passata una settimana, come avete visto, abbiamo riaperto in tutto il paese e si sta di fatto ancora una volta realizzando quella cosa veramente unica che è la scuola. La riapertura della scuola vuol dire la comunità che si ritrova. È per questo che abbiamo insistito tanto e devo dire con soddisfazione di parlare ormai generale. Grazie. Ministro, una problemi di. nota un po' polemica, perché si continuano a fornire 11 milioni di mascherine al giorno, quelle che chiamate mutande, perfettamente, che non servono, che sono chirurgiche rispetto alle. Per un motivo molto semplice, perché noi avevamo avuto indicazione, o meglio, noi abbiamo dato al generale Figliuolo, commissariato, delle indicazioni. Le indicazioni precedenti erano quelle, progressivamente si stanno realizzando altre cose, anche perché la dimensione, come lei ha detto, della nostra scuola è quella di un grande paese. E quindi per attuare si bisogna fare delle priorità. Noi abbiamo scelto delle priorità, le priorità sono stati gli operatori delle scuole dell'infanzia e progressivamente stiamo ampliando il nostro raggio d'azione. Però sempre con questo principio, concretezza e realizzabilità in confronto a quella che è la nostra scuola, che è veramente una scuola di un grande paese. Grazie. Grazie per gli studenti e vuole parlare. Lei vede, come lei vede, il CTS fa un monitoraggio continuo e costante dell'andamento dei casi. Il CTS ci comunica che siamo già in una fase di rallentamento. Noi stiamo tenendo sotto controllo la situazione. I ragazzi sono molto più controllati a scuola che fuori e l'ampliamento del numero dei casi non ho avuto nel periodo in cui la scuola era chiusa. Quindi attenzione, la scuola è un presidio anche di sicurezza. Il problema delle quarantene, come lei sa, è un problema sanitario e quindi è il Ministero della Salute, il CTS, le autorità sanitarie che governano questa situazione. Noi mettiamo in evidenza i problemi, quindi noi siamo quelli che mettono in evidenza i problemi, esattamente i problemi che ha detto lei. Cioè, vediamo che la pandemia sta mutando proprio essenza. Allora, sulla base di questo stiamo chiedendo che si vada verso una modalità di gestione che tenga conto anche di tutte le indicazioni che vengono dalla nostra scuola, che è quello di semplificare. E stiamo lavorando per semplificare come governo tutti insieme. Grazie, grazie. Grazie molte. Grazie ancora. Sì, appena.
Grazie. Di questa prima giornata, insomma, con la visita del ministro Bianchi? Beh, è stata una giornata davvero bella, direi memorabile, perché inaugurare una scuola così con 1000 studenti non succede tutti i giorni, anzi, e mi dà grande soddisfazione e carica. La presenza del ministro ci ha onorato e ha reso questa giornata ancora più speciale. Stamattina abbiamo visitato il Palazzo San Firenze, il vecchio tribunale che noi abbiamo restituito alla città, ospitando due fondazioni, la Fondazione Zeffirelli e la Fondazione Bocelli. Il ministro ha preso visione dei progetti educativi in campo musicale e artistico della Fondazione Bocelli. Poi siamo stati all'Istituto degli Innocenti e abbiamo chiuso questa giornata qui al nuovo liceo Enriquez Agnoletti. Un liceo che è il frutto di un grande gioco di squadra tra la città metropolitana, la regione, il comune e l'azienda Eli Lilly. È la dimostrazione che le cose si possono fare e poi la scuola è concepita secondo i criteri più moderni, con aule che sono collegate tra di loro, spazi comuni utilizzati dagli studenti, laboratori all'avanguardia. Io sono veramente felice, mi viene voglia di ritornare a scuola guardando questa struttura. Sindaco, un commento sulla sicurezza che ha negato il... Sono rimasto francamente molto sorpreso, anche dispiaciuto, perché quello che era nato proprio come un esperimento ha avuto successo. Ha avuto successo, come testimoniano i cittadini, i visitatori. Quella ruota ci ha consentito anche di dare una risposta ai problemi di degrado e di sicurezza nella zona della fortezza. È nata da uno stimolo forte dei residenti che si sono organizzati e hanno dato una mano. Ha avuto anche un riconoscimento, direi, non solo a livello locale ma a livello nazionale. È stata una boccata d'ossigeno in un momento di grande difficoltà per l'economia della città, per il turismo. Di fronte a tutto questo è arrivato il no del soprintendente Pessina, però lavoreremo per presentare un nuovo progetto, perché io credo che quando si fanno delle cose buone per la città non bisogna arrendersi, bisogna andare avanti. I più maligni, progetto... insomma, dicono delle discussioni, non regano. Ma guardi, io non so se sia legato o meno. Se mi chiedono se voglio una città buia, austera, che ha come unico obiettivo, anzi direi ossessione, quello di non cambiare niente, di conservare l'esistente e basta, questa non è la mia idea di città, non sono stato eletto dai fiorentini per fare questo. Il mio obiettivo è quello della mia comunità, quello di trasformare Firenze, di rigenerare gli spazi abbandonati, di valorizzare le bellezze artistiche e architettoniche della mia città. E chi critica il fatto che non si possano illuminare nel periodo natalizio i monumenti della città, beh, francamente avalla un'idea che non è la nostra idea, è l'idea di governo della città. E questo, voglio dire, lo riferisco a quella parte che però per fortuna è una minoranza della città che sta alla finestra e giudica. Noi lavoriamo, sappiamo che quando lavori puoi sbagliare, è troppo facile stare alla finestra e giudicare, è molto più difficile rimboccarsi le maniche e fare le cose, impegnarsi per la propria città, dalla mattina alla sera, per le infrastrutture, per la cultura, per il tempo libero, per il turismo, per aiutare l'economia. Questo è il lavoro del sindaco, non è quello di parlare o di giudicare. Grazie. Sindaco, un bel risultato per il Sesto, questo liceo scientifico, e oggi anche la visita del ministro.
È una bellissima soddisfazione, una nuova scuola all'avanguardia, moderna, all'interno del polo scientifico universitario, che è frutto di un lavoro durato anni di istituzioni, università, Eli Lilly che ha acquisito la vecchia sede del liceo portando investimenti e occupazione sul territorio, una grande operazione nella quale vinciamo tutti. Certo, questo non deve farci dimenticare e pensare che tutta l'edilizia scolastica sia così, sappiamo che c'è da fare tanto, per troppo tempo gli enti locali sono stati lasciati da soli e c'è bisogno di investimenti, di risorse, ma soprattutto di considerare nuovamente la scuola centrale nella nostra società. Ecco, qual è stata l'impressione che ha avuto parlando col Ministro? L'impressione è che abbia apprezzato molto questa operazione e che abbia capito l'importanza anche del coinvolgimento della scuola, di tutta la comunità della scuola, anche nella progettazione e nell'ideazione degli spazi di questa scuola, che è stata costruita appunto grazie anche al contributo, alla condivisione e la partecipazione degli studenti, degli insegnanti e del personale della scuola. Ovviamente la sua presenza qui credo sottolineasse l'importanza di questo percorso, che non è banale e che può essere un esempio anche per tante altre occasioni. Grazie. Grazie. Buon lavoro.